Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità la revoca della Commissione speciale per il supporto, monitoraggio e controllo della campagna vaccinale per la prevenzione delle infezioni da Covid-19. La delibera è stata portata al voto dall'Aula dopo la recente istituzione della Commissione d'inchiesta volta alla verifica del corretto svolgimento delle misure messe in atto dal Sistema Sanitario regionale per contrastare la pandemia da Covid-19. E in particolare della campagna vaccinale in Toscana. La commissione speciale, istituita nel mese di aprile, non ha mai eletto l'ufficio di presidenza, raggiungendo il termine di scadenza lo scorso 3 luglio. È accaduta una cosa un po' strana: l'opposizione con 8 firme può chiedere la commissione d'inchiesta. Aprile scorso, su richiesta della Lega, al quale noi abbiamo dato seguito, è stata istituita invece una commissione speciale per seguire l'andamento della campagna vaccinale. Il Partito Democratico ha dato subito i membri che dovevano farne parte, soltanto per ritardi legati all'opposizione. La prima commissione è stata fatta solo l'insediamento all'inizio di maggio e lì non c'è stata l'accordo dell'opposizione sulla nomina dell'ufficio di presidenza. Non hanno votato l'ufficio di presidenza, quindi generando poi l'obbligo di andare in via provvisoria, di un'ulteriore nomina. Anche lì abbiamo riconvocato poi l'ufficio, io sono stato nominato presidente provvisorio e anche lì ovviamente i candidati non si sono astenuti dalla votazione e non c'è stata la possibilità. Quindi il tema è: c'è stata una contrapposizione fra Fratelli d'Italia e la Lega sulla scelta dello strumento, sul quale evidentemente poi è venuto fuori questa contrapposizione che ha portato a nulla. Per quanto ci riguarda, abbiamo sempre detto che ci tenevamo a seguire, a dare un contributo alla campagna vaccinale, tant'è che noi già dal mese di marzo tutti i giovedì audiamo l'assessore Bezzini e il direttore generale dell'assessorato per monitorare l'andamento dell'epidemia e della campagna vaccinale. Ci importano più i risultati al di là degli strumenti. Ora è stata istituita su richiesta dell'opposizione, ma l'avrebbero potuto fare sempre, perché con 8 firme, che sono ovviamente nella disponibilità dell'opposizione, è stata istituita la commissione d'inchiesta, cosa che poteva essere fatto anche a aprile, ovviamente senza il contributo della maggioranza. Su questo è chiaro, visto che è uno strumento a garanzia dell'opposizione, la commissione d'inchiesta. Vedremo, noi intanto come terza commissione, io sono il presidente, continuiamo con il nostro lavoro. Intanto noi quella proposta l'avevamo fatta pensando che una commissione speciale fosse utile per portare un contributo da parte anche dell'opposizione, ma voglio dire di tutto il Consiglio, ai lavori che erano stati programmati dalla Giunta sul piano vaccinale e che non procedevano come i cittadini si aspettavano, anzi non procedevano per niente. Sappiamo che siamo stati all'ordine del giorno e sulla cronaca nazionale per settimane con le vaccinazioni in ritardo degli over 80, con chi si è vaccinato e non si doveva vaccinare, non aveva diritto. Noi pensavamo di dare un contributo. Quindi la nostra proposta andava in quel senso. È evidente che bisogna avere idee e bisogna metterci la faccia quando uno vuole dare un contributo. Quindi io ritengo che quella fosse da parte nostra una scelta estremamente responsabile. Poi però la maggioranza, che aveva la maggioranza in quella commissione, non ha deciso che non avrebbe votato l'ufficio di presidenza. Sappiamo che ci sono state anche scaramucce all'interno della maggioranza tra Italia Viva e il PD, che sono note, e quindi si è arenata praticamente subito. E oggi, che non è più il tempo della commissione speciale, perché la campagna vaccinale ha proseguito e quindi molti dei nodi sono stati snodati, secondo noi nemmeno benissimo, siamo arrivati al punto che è diventata più opportuna una commissione d'inchiesta. Quindi convintamente abbiamo firmato la commissione d'inchiesta e procederemo con quella per far luce su tutto quello che non ha funzionato. C'è un tempo per tutto. Ieri era il tempo della commissione speciale, oggi è il tempo della commissione d'inchiesta. Ci dispiace solamente che, come spesso accade, la maggioranza ha alzato un muro nei confronti, in questo caso, della Lega e non ci ha consentito di poter dare un contributo che sarebbe stato assolutamente prezioso per tutti i cittadini, non per il Consiglio regionale o per una parte politica. Oggi in Consiglio regionale è andata in scena una farsa, nel senso che il Consiglio regionale ha revocato la commissione speciale sui vaccini che era stata istituita ben 90 giorni fa, perché
fino ad oggi soltanto col voto contrario di Fratelli d'Italia nacque questa commissione, non sono riusciti ad eleggere il Presidente e quindi è stata sposata da tutto il Consiglio regionale la nostra proposta di fare una commissione d'inchiesta sulla pandemia e sui vaccini. Perché? Perché noi riteniamo che ci sia bisogno di aprire un focus importante su quanto è successo nei mesi scorsi, in particolar modo sulla campagna vaccinale, ma in generale sulla gestione della pandemia, perché ahimè la Regione Toscana, la gestione della campagna vaccinale della Regione Toscana è stata alla ribalta del palinsesto nazionale delle TV e dei giornali italiani, perché ci sono stati personaggi molto noti che in Toscana hanno avuto corsie preferenziali nell'accesso al vaccino in maniera appunto con scorciatoie non molto trasparenti, perché riteniamo che su tutto questo si debba far luce. Non vogliamo processare nessuno. Non vogliamo processare nemmeno l'assessore Bezzini, che ha avuto una gestione pessima della campagna vaccinale, senza mai dare l'idea di avere la consapevolezza di quello che stesse succedendo intorno a sé, dando numeri che venivano smentiti l'indomani da lui stesso. Non vogliamo processare nemmeno il presidente Gianni, che altrettanto si è smentito e contraddetto in continuazione durante questi mesi, creando soltanto confusione, caos e insicurezza nei confronti dei cittadini. Però vogliamo capire che cos'è successo. Cos'è successo con i medici di famiglia che avevano dato la disponibilità a vaccinare a novembre e sono stati chiamati soltanto a marzo? Cos'è successo con i caregiver? Cos'è successo con i centri vaccinali aperti e chiusi, con le confusioni che succedevano al Mandela Forum piuttosto che al CREAF di Prato? Ecco, pensiamo che su tutto questo fosse necessario accendere un focus e che lo strumento esatto fosse la commissione d'inchiesta come da noi proposta, unica forza politica. Oggi tutto il Consiglio regionale viene a sposare la proposta di Fratelli d'Italia dopo 90 giorni di insabbiamento della commissione speciale. La mia valutazione è che le cose cambiano con il passare del tempo. Quando una commissione speciale trova tutte queste difficoltà nella fase iniziale, già nell'elezione del presidente dell'ufficio di presidenza, credo che avrebbe potuto fare ben poco. Per questo, come Movimento 5 Stelle, abbiamo capito che forse era meglio istituire e partecipare alla richiesta di una commissione d'inchiesta, anche perché le difficoltà dell'inizio della campagna vaccinale sono state talmente evidenti e eclatanti che la Toscana è arrivata agli onori delle cronache nazionali. Qui si tratta di capire e stabilire dove sono stati gli errori nella catena di comando e soprattutto non tanto per accusare o puntare il dito contro qualcuno, ma per cercare di risolvere delle criticità che si potrebbero ripetere in una successiva ondata pandemica. Ma noi siamo stati i primi a chiedere un cambio di passo 5-6 mesi fa rispetto alla campagna di vaccinazione, questo ci va riconosciuto, un cambio di passo che c'è stato, attenzioni nuove che hanno rivolto una risposta importante, abbandonato il click day, dato risposta alle categorie che più di altre avevano bisogno. Sono state date risposte in tempi a questo momento certi, abbiamo riscalato le graduatorie a livello nazionale, siamo arrivati a vaccinare per primi ragazzi maturandi, si sono date risposte importanti, gli hub sono aumentati, le imprese hanno dato risposta e credo ci sia stato un coinvolgimento fattivo del mondo anche del volontariato, della medicina di base. Quindi nel complesso la campagna di vaccinazione, che va detta la verità, non era iniziata bene, poi sta proseguendo bene e quindi a questo punto la commissione speciale, sulla quale anche noi avevamo condiviso il fatto che si potesse far nascere, è stata forse una molla che ha fatto impegnare tutti e meglio, quindi i risultati sono ottenuti. A questo punto da parte nostra il lavoro che potevamo fare è terminato, il lavoro è standardizzato, anzi deve continuare il lavoro dei medici, degli infermieri, perché non è finito, e con questo colgo l'occasione per ringraziarli del costante impegno. Quindi credo che la politica faccia bene a portare rispetto a chi poi tutti i giorni negli hub vaccinali ci va, a tutti i giorni che coloro prestano attenzione, operatori sanitari, infermieri, volontari, medici. Io ho trovato negli hub tanto volontariato e tanti professionisti, molti anche di loro in pensione, che stanno dando l'anima anche nei mesi estivi. Quindi io credo che sia il momento non tanto di fare le inchieste quanto di ringraziare chi tutti i giorni fa vaccini. Cambia la disciplina degli incarichi dei direttori della struttura operativa della Giunta regionale contenuta nella legge regionale 1/2009. L'obiettivo
e renderla coerente coi principi sanciti dalla normativa nazionale. Sulla base dei rilievi mossi dalla Corte dei Conti, i direttori vengono collocati di nuovo nella dotazione organica della Giunta regionale, definendone il relativo trattamento economico. La legge è stata approvata con 24 voti favorevoli, uno contrario e due astensioni. Il risultato che si è raggiunto in Consiglio regionale con l'approvazione della legge sul personale è un risultato importante, direi quasi straordinario, per le modalità con le quali si è giunti a questo risultato. Io rivendico nella mia veste di Presidente di Commissione di aver articolato i lavori della prima Commissione in modo tale da rivendicare in maniera anche prepotente la dignità e il ruolo che deve avere il Consiglio regionale, che deve avere anche l'attività che si fa in Commissione per l'approvazione delle leggi. L'indirizzo politico che avevamo maturato, che avevo maturato io come Presidente di Commissione, ma che aveva maturato anche il gruppo del Partito Democratico, era quello di dar vita ad un atto che fosse esclusivo recepimento delle indicazioni che c'erano arrivate dalla Corte dei Conti nel riportare le figure dei direttori e poi anche quella del direttore generale e del segretario del Consiglio regionale nella pianta organica dei dirigenti. E così è stato fatto. Le uniche disposizioni che escono da questa approvazione sono il recepimento delle indicazioni della Corte dei Conti. Tutto quello che era estraneo a quelle indicazioni non è più contenuto nel testo di questa legge. Questo è il risultato di un'importante attività che si è svolta in prima commissione e poi anche in aula, e questo soprattutto è il risultato di una ampia rivendicazione della dignità e del ruolo dei consiglieri regionali nell'esercizio della propria funzione legislativa. Noi non abbiamo partecipato al voto, in quanto, come dire, siamo arrivati alla fine di un iter che abbiamo definito in aula quasi come un telefilm a puntate. Questo è un provvedimento che è nato per adeguarsi a delle prescrizioni della Corte dei Conti, è diventato un terreno di scontro di fatto all'interno della maggioranza. Un terreno di scontro che si è consumato appunto in commissione attraverso una serie di tappe, di sedute che poi tra scontri più o meno latenti hanno portato al testo che è arrivato oggi in aula. Quindi, come dire, una partita interna, vedremo se poi il ruolo delle commissioni, che è stato anche fortemente rivendicato dal Presidente Vugliani, sarà mantenuto al centro dell'attività legislativa senza ulteriori tentativi di forzature da parte della Giunta, oppure se assisteremo da qui ai prossimi mesi, ripeto, a un ulteriore scontro al quale noi come opposizione sicuramente ci apprestiamo ad assistere. Non si è parlato di nomine di direttori prima che qualcuno pensi che la Regione stia nominando nuove figure, ma semplicemente di un adeguamento della normativa esistente che ci è richiesta dalla Corte dei Conti. In pratica, fino ad oggi, i direttori venivano nominati dal neoeletto governatore, una volta eletto, e non c'erano limiti né indicazioni sulla durata dei contratti, potevano essere nominati per la durata dell'intera legislatura, ma anche soltanto per un anno, e quindi dopo un anno poter essere sostituiti. La Corte dei Conti ci ha imposto, sia da un punto di vista economico, di gestire i fondi a loro destinati in una determinata maniera, sia da un punto di vista contrattuale, di fissare le durate. Quindi era una legge dovuta, era un adeguamento dovuto, una richiesta della Corte dei Conti, su cui si è montato un caso nazionale. Abbiamo visto il Presidente Bugliani e il Presidente Giani litigare, becchettarsi in Consiglio, rimandare questa legge che ha subito emendamenti e controemendamenti. Era semplicemente una legge di adeguamento, una richiesta della Corte dei Conti da fare in 5 minuti. Il Partito Democratico in Toscana è riuscito a montarci sopra un caso e a farlo durare 2 mesi. Alla fine sono arrivati in fondo in maniera, tutto sommato, anche un po', mio modo di vedere, un po' raffazzonata, passatemi il termine. Non a caso alcuni emendamenti presentati dallo stesso Partito Democratico sono stati ritenuti non corretti tecnicamente dai tecnici della Regione. Quindi alla fine la legge è comunque arrivata in aula. Noi ci siamo astenuti proprio in virtù del fatto che fosse una legge da una parte dovuta, ma dall'altra che ha subito un iter poco chiaro, almeno così, però ecco, non passi il messaggio che la Regione sta facendo nomini o che nominerà nuovi direttori. Era semplicemente un adeguamento dovuto a una richiesta della Corte dei Conti.
È una legge importante che dà autonomia alla politica, che consente di nominare ai vertici delle strutture regionali persone che hanno merito, competenza, professionisti, che possono riguidare quindi i ruoli apicali delle direzioni aziendali della nostra regione, degli assessorati, quindi merito e competenza che tornano protagonisti, supremazia della politica, come è corretto che sia, perché il mandato degli cittadini è nelle mani dei loro rappresentanti politici, che però hanno possibilità anche di revocare i dirigenti, di interrompere le loro attività, un periodo di durata delle nomine che possono variare dai 3 ai 5 anni e anche possibilità di farle anche dopo 60 giorni dell'insediamento. Quindi ci sono degli elementi positivi, noi siamo stati fondamentali per fare in modo che questa legge arrivasse in aula e fondamentali per fare in modo che questi articoli, che sono poi il cuore principale della modifica legislativa, venisse poi approvata. Quindi rivendichiamo con forza il nostro ruolo e quindi rivendichiamo che la politica può appropriarsi, diciamo, di una squadra propria nel momento in cui molte volte la burocrazia o le funzioni tecniche sono dei limiti alle azioni anche legislative e di relazioni con i cittadini, allo sviluppo delle imprese per rispondere alle esigenze dei toscani. Thank you.